Ciao, sono Franco, ho deciso di iniziare questo percorso perché ero alla ricerca dei miei perché. Allora, dovevo dare delle risposte dei miei perché. Perché nella vita tutto ciò che facevo non mi dava soddisfazione, nonostante abbia sempre avuto attività mie. Ho avuto dei locali, mi dicevano che i miei locali erano il top, non mi davano soddisfazione comunque. C'era qualcosa che non mi soddisfaceva appieno e ero alla ricerca di una strada, di una direzione. Questa direzione l'ho trovata venendo qui da Alfio, soprattutto ero partito col trailing perché non volevo più avere a che fare con le persone, tutti i giorni avevo a che fare con le gran persone, locali, persone sempre, insomma, in mezzo sempre la gente, me l'ho stufato. Poi ho cambiato direzione immediatamente quando ho capito che l'immobiliare poteva essere la soluzione, perché anche lì lavoravo senza dover avere a che fare con molte persone. E è stata la chiave di tutto l'inizio di questo percorso e ho iniziato a fare immobiliare, ho iniziato la prima operazione dopo una settimana che avevo finito i corsi di stralci, ho fatto uno stralcio senza soldi, dove abbiamo fatto un ROI del 43% mi sembra. Mi ricordo benissimo la prima asta che ho fatto, 90% quasi un 100, e poi ne ho fatto un'altra che sono arrivato a 60 rotte, e ne ho un'altra in corso adesso che, se tutto va bene, anzi stiamo concludendo, mi dovrebbe dare un 47/50% di ROI. La mia vita è cambiata radicalmente, direi, perché decido i tempi. Quindi non ho più problemi quando ci sono da prendere degli appuntamenti di orari, gli orari li decido io, ove sia possibile, chiaramente. Decido io quando e cosa fare, e direi che per me questo è un gran risultato. Mi è cambiata anche la mia vita sociale, ovviamente, perché chiaramente tutta la mia cerchia di amici sì, però non riescono a capire. Conseguenza, ho dovuto deviare e mi sto creando il mio gruppo di amici fra i miei soci e quindi è un percorso nuovo, nonostante la mia età, però la crescita è infinita secondo me, tutti i giorni è una nuova esperienza quando ci si sveglia e si capisce dove veramente si può arrivare. Sto proseguendo anche col trading, ho iniziato a fare investimenti, sia azioni che cripto. Mi sto informando molto, molto, insomma, la mia preparazione è sempre in continua crescita. Leggo tantissimo, cose che non avevo mai fatto prima. Chi non è soddisfatto della propria vita o della propria esistenza, ovviamente deve dare una svolta. La svolta non è facile, bisogna lavorare molto su se stessi, perché la parte principale, cioè, è la nostra mente. E bisogna imparare a vincere la paura, le nostre paure. Bisogna abituarsi a stare nella nostra zona di disagio, starci, insistere fin tanto che non diventa la nostra area di agio e chiaramente ampliarla sempre di più. Ogni giorno è una sfida e questo è quello che secondo me può dare Alfio. Poi le tecniche si imparano, ci sono i coach, ci sono i libri, ci sono dei video, c'è di tutto. La tecnica non è un problema, il problema è superare le nostre paure. Quindi agire nonostante la paura. Della mia vita chiaramente sono molto soddisfatto oggi. Sono sempre chiaramente alla ricerca di qualcosa di più. Un progetto che adesso ho messo in piedi insieme ai miei soci è molto interessante, soprattutto sul discorso su blocazioni. Vabbè, le operazioni immobiliari è un discorso, però il progetto su blocazioni immobiliari stiamo facendo qualcosa di particolare nel quale noi crediamo molto, vediamo che abbiamo molte risposte anche da parte dei ragazzi studenti sulla zona di Forlì e vogliamo portarlo a livello nazionale. E il nostro progetto, insomma, va oltre e vediamo un attimo se ce la facciamo, ma sicuramente ce la faremo.